Devo dire che ho trovato, anche con gli incontri con il generale Jackson, una situazione corrispondente alle attese, nel senso che il rapidissimo flusso delle forze alleate e in particolare del contingente italiano, che era stato tra i più rapidi e i meglio attrezzati per evitare che si formassero dei vuoti tra l'uscita dell'esercito serbo e l'arrivo delle truppe alleate, definiscono una situazione militare che può essere considerata ragionevolmente sotto controllo.